Uomini e donne, colpo di scena. Valerio torna alla carica con Gemma Galgani. Valerio torna in studio. Nuovo colpo di scena a Uomini e donne. Sul finire della puntata di oggi di Uomini e donne c'è stato l'ennesimo colpo di scena che ha sorpreso non solo gli spettatori a casa, ma pure i presenti in studio. Cos'è successo? Una volta finito il blocco dedicato al tronista Michele Longobardi con tanto di ballo Gianni Sperti si è alzato dalla sua poltrona di opinionista per andare nel dietro le quinte, dove ha trovato il cavaliere Valerio. Non ci posso credere ... a volte ritornano ... tieni Gemma ti ho portato un altro regalino ... non ce l'aspettavamo e... Quest'ultimo è quindi rientrato in studio per chiedere umilmente scusa a Gemma Galgani perché ha capito che nella puntata di ieri ha commesso un errore a dire certe cose sul suo conto. Sono dispiaciuto per tutte le cose che sono successe e per tutte le cose che ci siamo detti ... ti ho detto certe cose in un momento di nervosismo ... non accetto condizioni ... sono qua solo per te ... tengo a te tantissimo. Quest'ultimo ha quindi chiesto alla dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi una seconda possibilità. Uomini e donne, la dama visibilmente confusa. Gemma Galgani, visibilmente sconvolta, non ha quindi nascosto di esserci rimasta male per quello che ha detto Valerio ieri in puntata. Mi hai detto delle cose bruttissime ... hai detto delle cose proprio brutte. Successivamente la dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è scusata per lo schiaffo. Non è da me, però mi hai detto delle cose che riguardano il passato, ma non si tocca ... mi scuso per lo schiaffo perché non ho mai reagito così ... se non sapete non parlate. Il cavaliere ha però continuato a chiedere una seconda possibilità e la Galgani a sorpresa non l'ha mandato a casa perché non ha nascosto di essere confusa sul da farsi. Non lo so ... lasciami un attimo tranquilla ... lasciami riflettere, non si può passare da una cosa all'altra. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono però tornati alla carica chiedendo di consultare il suo telefono per capire chi è questa Maria Soledad della famosa segnalazione, ma non c'è stato niente da fare. Il cavaliere di Gemma Galgani si rifiuta ancora di mostrare il telefono. Tina Cipollari allora ha colto la palla al balzo per fare una proposta, mentre Gemma riflette io proporrei di prendere il telefono. Quest'ultimo ha però dichiarato di non volerlo dare a Gianni Sperti, anche se si è dimostrato possibilista nel consegnarlo alla Cipollari. Quest'ultima ha allora accettato purché la consultazione del telefono avvenisse in studio. A quel punto anche la dama del The Shine Show dell'ammiraglia Mediaset ha chiesto di volere a sua volta vedere il telefono, anch'io voglio vederlo. Alla fine è venuto a galla che il cavaliere si è visto con altre donne fino a pochi giorni fa, ma il telefono non l'ha voluto consegnare a nessuno, io a Gianni non darò mai il telefono ... io sono qua per te, ma non voglio condizioni. Alla fine i due hanno ballato al centro dello studio e la puntata di Uomini e donne è terminata così. Cosa riserverà loro il destino?